Voci.fm, il sito delle voci. Domitilla D'Amico su Voci.fm. Buonasera. Buonasera. Allora, una voce particolare, una voce con la quale lavori, doppiaggio, doppiatrice. Allora ti chiedo, innanzitutto, non basta avere una bella voce per avere successo nel doppiaggio, cos'altro ci vuole? Ci vuole l'interpretazione, alla fine siamo tutti attori, siamo attori prestati al doppiaggio perché in realtà è una specializzazione del mestiere dell'attore. C'è qualcuno che dice che addirittura i doppiatori sono più bravi, devono essere più bravi degli attori perché non possono usare il corpo. A volte sì, noi cerchiamo di restituire nella nostra lingua quello che fanno insomma, gli attori americani, gli attori francesi e quant'altro, insomma ci proviamo. Raccontaci qualcosa, intanto svelaci insomma quali sono i personaggi a cui dai la tua voce, so che sono molto noti e famosi, e poi raccontaci magari un aneddoto legato a un tuo personaggio. Beh, diciamo sono la voce di Harley Quinn, di Margot Robbie, di Emma Stone, di Scarlett Johansson, di Eva Green, che adoro, che è la mia preferita. Un aneddoto che ti posso raccontare che riguarda La La Land, che è stato fatto, diciamo, quasi in due giorni, avevo all'incirca 38 e mezzo di febbre, e nonostante questo sono riuscita a portare il lavoro a casa. Però almeno non hai dovuto ballare al tramonto come lei. Esatto. Senti, vogliamo dare un consiglio a chi ci vede, a chi ci ascolta, ai ragazzi, soprattutto ai giovani che vogliono intraprendere questa carriera? I ragazzi, innanzitutto consiglio sempre una scuola di recitazione, quella è la base, poi dopo di studiare tantissimo dizione e di entrare diciamo in questo mestiere in punta di piedi, perché è un mestiere antichissimo e che merita, diciamo che alla fine dico sempre il microfono non mente, quindi chi ha talento alla fine ce la fa, quindi forza ragazzi e coraggio. Un saluto a Voci.fm da Domitilla D'Amico, ciao. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.